archiviata la splendida e riuscitissima giornata del giovedì grasso, ora cresce l'attesa per l'ultima domenica di carnevale a Fano, per il gran finale di questa edizione 2020, con alle 15 la partenza dell'ultima sfilata dei carri e il gesto di 60 quintali di dolciumi in Viale Gramsci, dove si registra già il tutto esaurito per i palchi. Il mattino però il corso sarà nuovamente invaso, come nelle passate domeniche, da migliaia di mascherine festanti che alle 10 saranno le protagoniste del Carnevale dei Bambini, mentre Piazza 20 Settembre si animerà con una serie di giochi dedicati al riciclo, a cura del gruppo scout FE Fano 1 e del gruppo Agesci, in occasione della giornata del fondatore del movimento scoutistico mondiale, Baden Powell. La star della domenica sarà poi il cantante Povia, la cui presenza ha fatto discutere in città, che sarà sul percorso, prima di esibirsi poi alle 18 dal palco del Pincio. Il corso mascherato nel pomeriggio avrà un ospite speciale, il carro Mal di Plastica, direttamente dal carnevale di Gambettola, in virtù del patto d'amicizia tra le due manifestazioni. Il corteo sarà animato anche da 200 volontari di Avis Nazionale che sfileranno travestiti con costumi a forma di goccia di sangue e di cuore per sensibilizzare sul gesto della donazione. Presenti anche i volontari di Casa Nostra e quelli di Viterbo con cui sono gemellati. Dopo i tre colpi di cannone in testa al corteo si muoveranno anche i ciclisti dell'associazione Forbici, che regalerà un colpo d'occhio unico con circa 200 maschere tutte in bicicletta. La settimana grassa poi si concluderà come da tradizione con il martedì grasso, che con il rogo del pupo spazzerà via tutti i peccati commessi durante il periodo carnevalesco e chiuderà ufficialmente il Carnevale di Fano 2020.